Finalmente. Era ora. Che hai fatto alla caviglia? Oh. Che è stato? Sono queste vecchie scale che hanno qui. A momenti mi ci ammazzavo. E adesso per ballare come farai? No, no, va bene. Lo dirò al direttore di queste scale. Non discutere con lui. E comunque non avresti tempo. Chi lo dice? Questa gente non ha rispetto per noi. Lo sai questo? Alberto, dimenticalo. Non è nulla. You see her. You want her. She looks so good to you. You wish you were a bigger man and she were too. That's what it's all about. And once you love her, you need her. She looks so very nice. You wish you were a stronger man and she were twice. Yeah, that's what it's all about. So you better take some vitamins. Keep your eyes and look at you. Drink a little pill or two. Even drop a pill or two. Di solito amo i cani, ma quello sembrava più una tigre. Potevamo dargli qualcosa. Buona idea, ma dubito che l'avrebbe mangiato. Magari avrebbe mangiato prima noi. Ciao, piccolo. Che c'è? Stia a sentire. A proposito di quelle vecchie scale traballanti. Ma che tengono che non va. Come, c'è mancato poco che uno delle mie partners si rompesse una gamba. Ma guarda, ma perché non prende l'ascensore? Spiritoso. Non finirà qui, vedrà. Questa è probabilmente l'ultima occasione che qualcuno avrà di vedere questa stupenda e unica collezione di tesori d'arte della villa prima che venga dispersa. Oh, che tragedia. Ecco, il proprietario precedente, un inglese, Lord Teprut, è morto e la villa è stata posta in vendita dagli eredi. Questa è l'ultima occasione per ammirarne i tesori. Sei più calmo oggi, Pinky, non è vero?
questo con concorrenti tendenze. Nei prezzi potrei consigliare un prezzo di riserva di $400. Bello, eh? Per questo, tenendo presente che manca il gemello, direi... $1,000? No, $400. Sì, è il suo prezzo. Non si può chiedere di più per questo. Excuse me, chi ha dipinto questo bel quadro? L'ha dipinto Raffaello, signora. Oh, please, listen to me. Prego. Quanto può valere in dollari? Non posso dirlo, signora. Questo capolavoro è la prima volta che è in vendita. 20,000? 20,000. Ah, signora, ma che sta dicendo? Si rende conto? Si tratta di un Raffaello. Se non pensa a circa $2,000,000, sta perdendo il suo tempo, mi creda. 2,000,000? Possibile? Sì, è possibile, signora. Congratulazioni. È una coppia meravigliosa. Grazie. Signor Raffaello, quanto viene a costare una coppia da portare a casa? Lei ha l'abilità per farla. Signora, Raffaello gli è morto. Dead? 400 anni fa. Senta, quanto vuole per questo? Un è in vendita, signora. L'ho fatto per amore. Come omaggio a Raffaello, un grande pittore, un grande maestro. Ha capito? Oh... Questo è proprio un uomo devoto. Questi artisti non capiscono il valore del denaro. Che cosa fai qui? Beh, leggicchio, non lo vedi? No. Ah, allora guarda. L'arte del Cinquecento. Ricorda di me, signor Raffaello? Sì, mi ricordo di lei, alla villa. Adoro lo studio di un artista. Mi prende sempre una certa agitazione. Anche a me. E se ci sono momenti in cui può prendere l'agitazione. E che posso fare per lei? Una coppia. Di cosa? D'un Raffaello? Non c'ho tempo da perdere. No. Il mio ritratto. Ah, questo è diverso. Sono a posto, secondo i suoi canoni? Meravigliosa. Con lei potrei dipingere un capolavoro. Un nudo, reclinante. Stavo invece pensando a una testa con le spalle e completamente vestita. Questo? Ho dovuto comprarlo per forza, perché con i miei capelli corti non credevano che fossi un maschietto. A Londra è così. Andavo contro mano per le strade e vidi questa rondine a tre. Che rondine. Ma quando spiccò il volo mi accorsi che erano due. Thank you.
guarda, non è bello? Ma cos'è? Splendidi fuochi è un posto così romantico? Sì, ma c'è anche lei qui. Caro, questo non è gentile. Neppure nei miei riguardi è molto gentile, sempre in tre. Alberto, ma come faccio? Va bene, proverò a dirglielo, ma non voglio ferire i suoi sentimenti. Va bene, cara, lascio fare a te. Fai presto. Lui pensa che ora io sto chiedendoti di lasciarci soli. Bene, mi ci vorrà circa un'ora e mezza. Ok, mi occuperò di Alberto. E non farà tardi per il secondo spettacolo. Alberto? Alberto! Ma cosa significa? Lasciarmi qui solo. Guarda che cosa devo fare per colpa di quelle due ladre. Adesso sono un ladro anch'io. Ci mancava sto cane. Sta zitto! Staccia! Zitto, dannato! Sto Raffaello. Mi sono proprio stancato di copiarlo. C'è qualcuno? Ma sei ancora qui? Adesso come fai ad uscire? Te ne vuoi andare, sì o no? Ma tu pensi? Da che ti sei affezionato? Ma vattene, sì, non puoi lasciare perdere? Oh, non mi noto, brutto il gioco. Via, vai, vai. Una squadrata in testa, questo sentiale. Come fai a uscire? Certo che qui è dura uscire, eh? Meno male che non c'è nessuno. Ah no, è un albero. E questo che è? Io ho bisogno che trovi l'uscita, qui mi sto sbagliando. Ma è meglio tornare indietro. Non è possibile che io mi sia sbagliato. Ehi, guerriero! Chi è? Oh, sento, per cortesia, può togliermi questo coso? Perché? È molto chic? Sì, lo so, ma è che mi è difficile veder bene, può togliermelo? Va bene, si sieda. Oh, mi siedo qui, eh? La prego adagio. Adagio. Oh, grazie, adesso sto meglio. È sua la macchina? Sì, signore. Avete un permesso di campeggio? Non si può parcheggiare così nel parco di un antico monumento. Noi non abbiamo bisogno di nessun permesso, signore. No, perché? Sono il proprietario.
di tutto quello che c'è nella villa, sono il legittimo erede. Ah, piacere. Il piacere è Hai mio. Hai capito. Beh, si è fatto tardi, vado. Solo una cosa, signore. Prego. Questo non è mio. Che cosa? Il quadro. Ah, ecco, posso spiegarglielo. Vede, qualcuno voleva rubarlo, ma io l'ho bloccato. Ho una gran passione per l'arte. Lo riporti indietro. Ma c'è un cane selvaggio. Indietro! Sì, certo, come no. Yeah, that's what it's all about. Sì, è successo anche a me. Una sera mi trovavo in Cina, disperato, senza tramvai, senza rickshaw per lasciare Shanghai. Nella testa mi rombavano i gong gong. Tra i cinesi che correvano su e giù, vidi lei tra quella folla e fui felice. Era bella, mi trovai pace. Una cinesina bionda. Ah. Poi gong gong gong, erano due. Siamo proprio così uguali? Fa vedere. No, mi sembra che il tuo naso sia più lungo. No, più corto. O più lungo. Difficile a dirsi. Penso che sia difficile distinguerci l'una dall'altra. A parte per Alberto. Hai notato qualcosa di buffo a proposito di Alberto? No, non più del normale. Suonava con una mano sola. L'ho visto bene. Davvero? Non si muova. Preferisci dal vero o copiare i grandi maestri? Shh, stia ancora ferma. Cosa c'è? Il suo naso. Che cosa ha che non va? Ieri l'afferrava esattamente. Ora invece chissà perché l'ho perso. Giri la testa. No, da quell'altra parte. Ah, con la sopracciglia non ci siamo. Lei è così perfezionista? Lavorerò un'altr'ora. Fino a che la luce non se ne andrà via del tutto. Lei non risponde al telefono? No, finché non sono pronto. Scusi, potrebbe farmi un lavoretto veloce o fretta? Va bene, cavallo. No, non c'è nessun cavallo, ma il lavoretto dovrebbe farlo a me. A lei? Guardi che io fossi lo scarpe a cavalli, sa. Senta, cerchi di fare un'eccezione. Il morso di un cane me l'ha piegato e ho la mano incastrata. Ma se l'ha morso ci avrà le sue ragioni, un glielo dà da mangiare. Spiritosa. Senta, ma per toglierlo ci vorrà l'anestesia? La lo metta qui. Lì? Aggeggio maledetto! Dannati telefoni, stupida invenzione. Nei tempi antichi mandavano un ragazzo e si poteva decidere se rispondere o no. Pronto? Pronto, chi è? Pronto. Vieni, entra, presto. Pronto. Guarda, se riesco.
disgraziato. Pronto, ma volete rispondere o no? Pronto. La benda, leva la benda. Ah. Allora. Che idiota. Non c'era mica nessuno. È veramente bellissima. Un paio di giorni e sarà finito. Un momento, prima avevo sbagliato il naso e poi l'ho rifatto giusto. Ora l'ho sbagliato un'altra volta. Ma che mi succede oggi? Mi sembra che lei sia un po' stanco. Smettiamo per oggi. Sì, penso l'abbia ragione. L'accompagna alla porta. Non si preoccupi, a domani. A presto. Accidenti, sono riuscita a rubare il quadro. Dobbiamo tenere Alberto lontano dall'asta domani. Sto pensando a qualcosa. Stai qui. Ma guarda cosa ho trovato. Era alla villa. Così sa tutto dei quadri. Dov'è? Ah, sei qui, caro. Hai capito la paura. Ho una nuova idea per il nostro atto. No, davvero? Che ne pensi di un numero con i coltelli? Coltelli? E con chi lo faresti? Con te, caro. Ma stai scherzando? Ah! No, ma... Judy, è un numero molto divertente, però liberami adesso, eh? Ecco. Buonanotte, caro. Ecco. Non dimenticare l'ombrello. No, vero. Seguitemi. Va bene, ora parlate. Di che cosa? Perché ci avete rapito? Voi sapete di che cosa? Del quadro. Oh, quello che sta facendo a me? Oh, era di mia sorella. Sapete quale? Il Raffaello. Allora dov'è? Alla villa? No, la copia. Quel Raffaello. Va bene, pensateci però. Avete fame? Per niente. Ce l'avrete domani mattina. Pensate anche a questo. Thank you.
La deve andare all'ospedale, ferito gravemente. Che lo sa? Oh, scusi, mi dispiace. Pardon, signora. La mi scusi, non sapevo che avesse una signora con lei. Buonanotte. Va bene. È scaduto il tempo. Come facciamo a sapere l'ora? Non posso guardare l'orologio in questa posizione. Senta, non mi commuovete. Il telefono? Deve essere una chiamata importante a questo... Smettila. Cosa ci fa questo attaccato qui dietro? Non ti muovere! Non ha fatto quello che le avevo detto, eh? Puntagli l'altro coltello. Adesso vieni con me. Questo certo non fa bene ai miei polsi. No. Ci dobbiamo riuscire stavolta. Oh, sì. Sarebbe meglio se avessimo il guanto di ferro di Alberto. Penso che potrei proprio... La mia mano sinistra. Ecco. Dai. Attenta. Parlate, ora o mai. Capito? Adesso! Ora, signor Raffaello, tocca a lei sedersi. Vado a vedere se si sono accorti del furto. Da questa parte. Cosa stavi facendo con quel quadro, eh? Zitto! Ah, c'è qualcuno. Baciami. €800.000. È veramente un prezzo ridicolo per un pezzo così raro del 600. Nessuno offre di più? Nessun'altra offerta? €800.000. La signora lì in fondo, mi pare? €900.000. €900.000, benissimo. Ricordate, apparteneva al Granduca di Toscana. Nessun'altra offerta? €900.000 uno? Nessuno offre di più? €900.000 due? 900.003. Aggiudicato, signore. Ehi! Ehi! Alberto è qui. Cosa? In una macchina, sta baciando una ragazza. Figurati, non è possibile. Ha preso il quadro. Ok. Me ne occuperò io, è meglio che tu vai dentro. Articolo numero 12.
Statuetta d'oro del dio Nettuno. Opera finissima del tardo 600 toscano. Prezzo di partenza $3,000. Presto, su, baciami un'altra volta. Ma non hai sentito che cosa ho detto? Ah, sei in buona compagnia, vedo. Oh, che piacere vederti. Silenzio. E voi ferma, restate dove siete. Alberto, dammi quel dipinto. Non muoverti. Non fraintendere, Judy. Non pensare che io stessi... Sta zitto. E prendi quella corda. Prendi questo capo. E ora uno accanto all'altro. E adesso potete baciarvi quanto vi pare. $3,000. Nessuno offre di più? È una meravigliosa natura morta di scuola fiamminga. Potete ammirare voi stessi la finezza dell'esecuzione. Nessun'altra offerta? $4,000 là in fondo. Nessuno offre di più? $5,000. Nessun altro offre di più? Nessun altro offre di più? 7,000 il signore. Nessuno offre di più? 7,000? 10,000. 10,000. 10,000 offerto dal signore. 15,000 ha offerto il signore. 15,001, 15,002, nessuno offre di più. 15,002. 20,000. 20,000. 20,000 ha offerto la signora. 20,001, 20,002, 20,003. Ha giudicato alla signora. Signorina, prenda nota del nome e dell'indirizzo della signorina, per favore. Complimenti. Grazie. Vivissimi, signorina. Mi dica, signorina. Può mandarlo all'hotel Minerva e io le darò l'assegno. Immediatamente. Ho visto che c'è un'armatura nel catalogo. Ma in vendita domani. Pensa che non ci sarebbe alcun modo per cambiargli il numero, così viene venduta oggi? Parto questa sera. Ma devo sentire cosa dice il direttore. Potrei vederla un momento? Ovvio, ok, proprio per lei. La venga con me. Prego. Mandami questo al Grand Hotel. Non ho il mio libretto d'assegni. Non fa nulla, lo pagherà quando lo riceve. C'è una statua di bronzo nel catalogo. Potrei vederla? Sì, ma la si vende domani. Che peccato. Volevo comprarla. Posso vederla un minuto? Lascio Firenze stanotte. Oh, via, la m'aspetti qui. Gliela vo a prendere subito. Grazie. Di nulla. È meraviglioso. È un peccato che ha un solo guanto. Mamma mia, gli è vero, e che si ecco, fa ora? Se lei può fare in modo che sia in vendita oggi, io non baderò al guanto mancante. Signorina, mi fa un gran piacere.
Stia tranquilla, signorina. Ora gli si dice e vedrà che la mettono in vendita oggi. Grazie. Ecco la sua statuetta, signorina. Quale statuetta? Quella che mi aveva chiesto di vedere. Non se ne rammenta. Ma la voleva vedere l'armatura. A me mi ha chiesto la statuetta. Ma cosa state facendo? Hanno chiesto il numero 84. Su, portate il Raffaello nel salone. Avanti, presto, sbrigatevi. Oh, sì, sì. Ti dico che mi ha detto la statuetta. Non sono mica sordo. Sordo no, ma grullo sì, eh. Mi dispiace. Ehi, andiamo. Ora è la volta di uno dei pezzi più preziosi, la testa di donna di Raffaello, un quadro che mai prima d'ora è stato venduto. È inutile che mi dilunghi ad illustrare il valore di quest'opera. La fama del grande maestro mi impedisce di esprimere qualsiasi giudizio estetico. Posso solo dire che gli eredi hanno stabilito di metterlo in vendita a un prezzo di partenza di $1,000,000. A voi, signori, offrire di più. $1,200,000. Nessuno offre di più, coraggio signori. $1,200,000, ricordate signori, è un'occasione unica. $1,500,000. $1,500,001. $1,500,002. $1,500,003. Aggiudicato. Congratulazioni vivissime, signori. Ecco, il quadro è suo. Lei ha fatto il più grande acquisto del secolo. Ma questo quadro è falso. Ma che dici? Lei ha detto. Lei ha detto che è falso. Ma come è falso? Ah, ecco, eccolo! Anche questo. Adesso stai ferma che riesco a slegarmi. Tira la corda. Sì, tira, tira, tira. Ecco che sto arrivando. Ce l'ho fatta. Scusami, ma adesso devo andare, eh? È stato un piacere. Ciao. Mani in alto. E non muoverti. Devi fare un lungo viaggio. Avanti, partiamo. Io guarda, fa un viaggio. Vedete, scendete. No, no, il quadro. Resta qui. Brutto. Via! Arresti quell'uomo. Ma,
Ma capate? È lui il ladro. Un momento, ma chi vi dà il diritto? Dove lo voleva portare? Oh, ecco, è una copia. Me la sono fatta fare per il mio diletto. Non ne ho il diritto, forse, eh? Sa che questo è l'originale? Tu me la paghi, bastardo! Non finisce così! Eccomi. Tutto sistemato. E questo perché? Per avervi evitato la galera? Questo è per i baci. Quella zingara. You see her, you want her, she looks so good to you, you wish you were a bigger man, and she would too, that's what it's all about, and once you love her, you need her, she looks so very nice, you wish you were a stronger man, and she would twice. That's what it's all about. So you better take some vitamins if your eyes are looking to drink a little carrot juice, even drop a pill or two, 'cause baby, you know you're gonna need a little double. Go, 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 'cause that's what it's all about. No, da quell'altra parte. Ah, con la sopracciglia non ci siamo. Lei è così perfezionista? Lavorerò un'altr'ora, fino a che la luce non se ne andrà via del tutto. Lei non risponde al telefono? No, finché non sono pronto. Scusi, potrebbe farmi un lavoretto veloce o fretta? Va bene, il cavallo. No, non c'è nessun cavallo, ma il lavoretto dovrebbe farlo a me. A lei? Guardi che io fossi lo scarpe a cavalli, sa. Senta, cerchi di fare un'eccezione. Il morso di un cane me l'ha piegato e ho la mano incastrata. Ma se l'ha morso ci avrà le sue ragioni, un glielo dà da mangiare. Spiritosa. Senta, ma per toglierlo ci vorrà l'anestesia? La lometta qui. Lì? Aggeggio maledetto! Dannati telefoni, stupida invenzione! Nei tempi antichi mandavano un ragazzo e si poteva decidere se rispondere o no. Pronto? Pronto, chi è? Pronto. Vieni, entra, presto! Pronto! Quanto essere disgraziato io. Pronto, ma volete rispondere o no? Pronto! La benda! Leva la benda! Ah. Allora... idiota. Non c'era mica nessuno. È veramente bellissimo. Un paio di giorni e sarà finito. Un momento. Prima avevo sbagliato il naso e poi l'ho rifatto giusto. Ora l'ho sbagliato un'altra volta. Ma che mi succede oggi? Mi sembra che lei sia un po' stanco.
Smettiamo per oggi. Sì, penso l'abbia ragione. L'accompagna alla porta. Non si preoccupi, a domani. A presto. Sbagliato un'altra volta. Ma che mi succede oggi? Mi sembra che lei sia un po' stanco. Smettiamo per oggi. Sì, penso l'abbia ragione. L'accompagna alla porta. Non si preoccupi, a domani. A presto. Accidenti, sono riuscita a rubare il quadro. Dobbiamo tenere Alberto lontano dall'asta domani. Sto pensando a qualcosa. Stai qui. Ma guarda cosa ho trovato. Era alla villa. Così sa tutto dei quadri. Dov'è? Ah, sei qui, caro. Hai capito la paura. Ho una nuova idea del nostro atto. No, davvero? Che ne pensi di un numero con i coltelli? Coltelli? E con chi lo faresti? Con te, caro. Ma stai scherzando? Ah! No, ma... Judy, è un numero molto divertente, però liberami adesso, eh? Ecco. Buonanotte, caro. Ecco. Non dimenticare l'ombrello. No, vero. Seguitemi. Non è bello. Ma cos'è? Splendidi fuochi è un posto così romantico. Sì, ma c'è anche lei qui. Caro, questo non è gentile. Neppure nei miei riguardi è molto gentile, sempre in tre. Alberto, ma come faccio? Va bene, proverò a dirlo, ma non voglio ferire i suoi sentimenti. Va bene, cara, lascio fare a te.
Lui pensa che ora io sto chiedendoti di lasciarci soli. Bene, mi ci vorrà circa un'ora e mezza. Ok, mi occuperò di Alberto. E non farà tardi per il secondo spettacolo. Alberto? Alberto! Ma cosa significa? Lasciarmi qui solo. Guarda che cosa devo fare per colpa di quelle due ladre. Adesso sono un ladro anch'io. Ci mancava sto cane. Sta zitto! Bestaccia! Zitto, dannato! Signor Raffaello, tocca a lei sedersi. Vado a vedere se si sono accorti del furto. Da questa parte. Cosa stavi facendo con quel quadro, eh? Zitto! Ah, c'è qualcuno. Baciami. Ottocentomila. È veramente un prezzo ridicolo per un pezzo così raro del 600. Nessuno offre di più? Nessun'altra offerta? 800.000. La signora lì in fondo, mi pare? 900.000. 900.000, benissimo. Ricordate, apparteneva al Granduca di Toscana. Nessun'altra offerta? 900.000 uno? Nessuno offre di più? 900.000 due? 900.003. Aggiudicato, signori. Ehi! Ehi! Alberto è qui. Cosa? In una macchina, sta baciando una ragazza. Figurati, non è possibile. Ha preso il quadro. Ok. Me ne occuperò io, è meglio che tu vai dentro. Articolo numero 12. Statuetta d'oro del dio Nettuno. Opera finissima del tardo 600 toscano. Prezzo di partenza $3.000. Presto, su, baciami un'altra volta. Ma non hai sentito che cosa ho detto? Ah, sei in buona compagnia, vedo. Oh, che piacere.
Non si muova. Preferisce dal vero o copiare i grandi maestri? Stia ancora ferma. Cosa c'è? Il suo naso. Che cosa ha che non va? Ieri l'afferrava esattamente. Ora invece chissà perché l'ho perso. Giri la testa. No, da quell'altra parte. Ah, con la sopracciglia non ci siamo. Lei è così perfezionista? Lavorerò un'altr'ora, fino a che la luce non se ne andrà via del tutto. Lei non risponde al telefono? No, finché non sono pronto. Scusi, potrebbe farmi un lavoretto veloce o fretta? Va bene, il cavallo. No, non c'è nessun cavallo, ma il lavoretto dovrebbe farlo a me. A lei? Guardi che io fossi lo scarpe a cavalli, sa. Senta, cerchi di fare un'eccezione. Il morso di un cane me l'ha piegato e ho la mano incastrata. Ma se l'ha morso ci avrà le sue ragioni, non glielo dà da mangiare. Spiritosa. Senta, ma per toglierlo ci vorrà l'anestesia? La lometta qui. Lì? Aggeggio maledetto. Dannati telefoni, stupida invenzione. Nei tempi antichi mandavano un ragazzo e si poteva decidere se rispondere o no. Pronto? Pronto, chi è? Pronto. Vieni, entra, presto. Pronto. Guarda, sei disgraziato io. Pronto, ma volete rispondere o no? Pronto. La benda, leva la benda. Ah. Allora. Che idiota. Non c'era mica nessuno. È veramente bellissima. Un paio di giorni e sarà finito. Un momento. Prima avevo sbagliato il naso e poi l'ho rifatto giusto. Ora l'ho sbagliato un'altra volta. Ma che mi succede oggi? Mi sembra che lei sia un po' stanco. Smettiamo per oggi. Sì, penso l'abbia ragione. L'accompagna alla porta. Non si preoccupi, a domani. A presto. Sto Raffaello. Mi sono proprio stancato di copiarlo. C'è qualcuno? Ma sei ancora qui? Adesso come fai ad uscire? Non te ne vuoi andare, sì o no? Ma tu pensi? Da che ti sei affezionato? Ma vattene via, puoi lasciare perdere? Oh, non mi lato, brutto il gioco. Oh, via, una quadrata in testa, questo sentiamo. Come fai a uscire? Certo che qui è dura uscire, eh? Meno male che non c'è nessuno. Ah no, è un albero. Meno male. E questo che è? Io ho bisogno che trovi l'uscita, qui mi sto sbagliando. Ma è meglio tornare indietro. È possibile che io mi sia sbagliato. Ehi, guerriero! Così. Chi è? Oh, sento, per cortesia, può togliermi questo coso? Perché? È molto chic? Sì, lo so, ma è che mi è difficile veder bene, può togliermelo? Va bene, si sieda. Oh, mi siedo qui, eh? La prego adagio. Adagio. Oh, grazie, adesso sto meglio. È sua la macchina? Sì, signore. Avete un permesso di campeggio? Non si può parcheggiare così nel parco di un antico monumento.
Noi non abbiamo bisogno di nessun permesso, signore. No, perché? Sono il proprietario. Di tutto quello che c'è nella villa, sono il legittimo erede. Ah, piacere. Il piacere è Hai mio. Hai capito. Beh, si è fatto tardi, vado. Solo una cosa, signore. Prego. Questo non è mio. Che cosa? Il quadro. Ah, ecco, posso spiegarglielo. Vede, qualcuno voleva rubarlo, ma io l'ho bloccato. Ho una gran passione per l'arte. Lo riporti indietro. Ma c'è un cane selvaggio. Indietro! Sì, certo, come no. Non posso volare in questo modo. È di figlio, sapero! Stai buono, stega. Arresti quell'uomo. Ma che fate? È lui il ladro. Un momento, ma chi vi dà il diritto? Dove lo voleva portare? Oh, ecco, è una copia. Me la sono fatta fare per il mio diletto. Non ne ho il diritto, forse, eh? Sa che questo è l'originale? Tu me lo paghi, bastardo! Non finisce così! Eccomi. Tutto sistemato. E questo perché? Per avervi evitato la galera? Questo è per i baci. Quella zingara. You see her, you want her. She looks so good to you. You wish you were a bigger man, and she would too. That's what it's all about. And once you love her, you need her. She looks so very nice. You wish you were a stronger man, and she would twice. That's what it's all about. So you better take some vitamins if your eyes are looking too. Drink a little carrot juice, even drop a pill or two, 'cause baby, you know you're gonna need a little double go, 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 'cause that's what it's all about. Lei non risponde al telefono? No, finché non sono pronto. Scusi, potrebbe farmi un lavoretto veloce o fretta? Va bene, il cavallo. No, non c'è nessun cavallo, ma il lavoretto dovrebbe farlo a me. A lei? Guardi che io fossi lo scarpe a cavalli, sa. Senta, cerchi di fare un'eccezione. Il morso di un cane me l'ha piegato e ho la mano incastrata. Ma se l'ha morso ci avrà le sue ragioni. Un glielo dà da mangiare. Spiritoso. Senta, ma per toglierlo ci vorrà l'anestesia? La lometta qui. Lì? Aggeggio maledetto. Dannati telefoni, stupida invenzione. Nei tempi antichi mandavano un ragazzo e si poteva decidere se rispondere o no. Pronto? Pronto, chi è? Pronto. Vieni, entra, presto. Pronto? Guarda, sei disgraziato io. Pronto, ma volete rispondere o no?
La benda! Leva la benda! Ah. Allora! Che idiota! Non c'era mica nessuno. È veramente bellissimo. Un paio di giorni e sarà finito. Un momento, prima avevo sbagliato il naso e poi l'ho rifatto giusto. Ora l'ho sbagliato un'altra volta. Ma che mi succede oggi? Mi sembra che lei sia un po' stanco. Smettiamo per oggi. Sì, penso l'abbia ragione. L'accompagno alla porta. Non si preoccupi, a domani. A presto. Accidenti, sono riuscita a rubare il quadro. Dobbiamo tenere Alberto lontano dall'asta domani. Sto pensando a qualcosa. Ora. Se lei può fare in modo che sia in vendita oggi, io non baderò al guanto mancante. Signorina, mi fa un gran piacere. Stia tranquilla, signorina. Ora gli si dice e vedrà che la mettono in vendita oggi. Grazie. Ecco la sua statuetta, signorina. Quale statuetta? Quella che mi aveva chiesto di vedere. Non se ne rammenta. Ma la voleva vedere l'armatura. A me mi ha chiesto la statuetta. Ma cosa state facendo? Hanno chiesto il numero 84. Su, portate il Raffaello nel salone. Avanti, presto, sbrigatevi. Oh, sì, sì. Ti dico che mi ha detto la statuetta, non sono mica sordo. Sordo no, ma grullo sì, eh. Mi dispiace. Ehi, andiamo. Ora è la volta di uno dei pezzi più preziosi, la testa di donna di Raffaello, un quadro che mai prima d'ora è stato venduto. È inutile che mi dilunghi ad illustrare il valore di quest'opera. La fama del grande maestro mi impedisce di esprimere qualsiasi giudizio estetico. Posso solo dire che gli eredi hanno stabilito di metterlo in vendita a un prezzo di partenza di $1,000,000. A voi, signori, offrire di più. $1,200,000. Nessuno offre di più, coraggio signori. $1,200,000, ricordate signori, è un'occasione unica. $1,500,000. $1,500,000 è uno. $1,500,000 è due. $1,500,000 è tre. Aggiudicato. Congratulazioni vivissime, signori. Ecco, il quadro è suo. Lei ha fatto il più grande acquisto del secolo. Ma questo quadro è falso. Ma che dice? Le dico che è falso. Ma come falso? Ah, ecco, eccolo!
Per questo, con concorrenti tendenze nei prezzi, potrei consigliare un prezzo di riserva di $400. Bello, eh? Per questo, tenendo presente che manca il gemello, direi... $1,000? No, $400. Sì, è il suo prezzo. Non si può chiedere di più per questo. Excuse me, chi ha dipinto questo bel quadro? L'ha dipinto Raffaello, signora. Oh, please, listen to me. Prego. Quanto può valere in dollari? Non posso dirlo, signora. Questo capolavoro è la prima volta che è in vendita. 20,000? 20,000. Ah, signora, ma che sta dicendo? Si rende conto? Si tratta di un Raffaello. Se non pensa a circa $2,000,000, sta perdendo il suo tempo, mi creda. 2,000,000? Possibile? Sì, è possibile, signora. Congratulazioni. È una coppia meravigliosa. Grazie. Signor Raffaello, quanto viene a costare una coppia da portare a casa? Lei ha l'abilità per farla. Signora, Raffaello gli è morto. Dead? 400 anni fa. Senta, quanto vuole per questo? Un è in vendita, signora. L'ho fatto per amore. Come omaggio a Raffaello, un grande pittore, un grande maestro. Ha capito? Oh... Questo è proprio un uomo devoto. Questi artisti non capiscono il valore del denaro.